Danilo. Sale lui, ancora con personalità, però esagera affidandosi troppo dei suoi mezzi tecnici. Allora Bandinelli, incastrato al pallone tra i suoi piedi, superata anche la prima pressione di Juan Cuadrado. Adesso l'Empoli ha campo da prendere. E lui sale, piazza. A sinistra c'è Parisi, visto e servito. Viene dentro Parisi. Aspetta McKennie, palla nello spazio, piazza. Fuori aria Nicola Sass. Razvan Marin che cerca la porta, trova però un attento Szczęsny che para bene a terra. Sì, perché è una palla anche insidiosa. Campo leggermente bagnato, guarda Marin la calcia al rimbalzo frontale, prova a tenerla lì perché se l'ha tentato destro dall'applicatore Dari. Empoli che qui l'anno scorso riuscì a vincere grazie al gol di uno che non c'è più, cioè questa è un'aria viziata con... Spam di Foma, facciamo vedere che ci siamo ragazzi, tanto noi vi vediamo. Al secondo attacco ha punito. È stato spietato per la circostanza Moise Kean. Ma ci sento Cuadrado. Sì. Stasera Luca e Matteo. Luca e Matteo. Guardate, Pandino sta arrivando, signori. Vuoi dire qualcosa alla chat, Matte? Ragazzi, spammate Fumo, dai. Ha segnato Moise, ha segnato Moise. Ci siamo ragazzi? Ci siamo? Siamo carichi? Mancano due minuti. Matteo, mentalità sempre ragazzi, mentalità, mi raccomando sempre. Allora, come è andata a casa di Alice? Adesso aspettiamo e vi racconto tutto, magari tutto no. No, è successo niente, dai, figurati. Allora, intanto come sottofondo io direi Luperto. De Vitter preso dal Zuntevaregen dalla Juve, ha detto prima vera esperienza lontano, quella che poi è diventata casa sua da 4 anni. Quest'anno con l'Empoli sta mettendo in mostra, sfruttando anche l'assenza pesante in casa azzurra, cioè quella di Ismaili, in una peraltro delle difese meno perforate del nostro campionato. Brutta palla persa dalla Juve, sbagliato Cuadrado, Satriano resiste all'urto, poi palla respinta, ce l'ha ancora Satriano, 1-2 che si chiude, ingresso in area, nonna santa, poi viene chiuso bene da Daniele Rugani che mette senza rischiare in faro laterale. Controllo Rugani a non intervenire sulla prima palla dentro per Satriano, che poteva spostare palla, creare qualcosa poi col fisico. No, per la telecronaca non bannano, ragazzi, tranquilli. Manca un minuto, siamo carichi? Vediamo. Siamo carichi, stiamo arrivando. Stojanovic. Ostic marca As, poi lo lascia. Stojanovic cambia il fronte, c'è... Mentalità e Foma. Il pane quotidiano di Matteo. Sì, no, sempre mentalità per Foma. Costretto a fare la partita anche dalla scelta della azione. Mancano 30 secondi, ragazzi. Facciamo partire il countdown, signori. È quel momento lì.
ormai ci siamo, manca poco. Locatelli in verticale la palla per Vlahovic che sbraccia su Ruperto. Era giusto questa 8 7 6 5 4 3 2 1 signori. Siamo arrivati. Ci siamo. Come state fanciulli? Non ho mai avviato una live, è la prima volta che... Ragazzi, però potrei dire un attimo una cosa? Puntualmente non c'è Lisa e Matteo in orario? Sentiamo? No, perché no. Mi sono organizzato meglio, infatti l'acqua è già qua. Sì. Che strano! Ragazzi, possiamo dire che è proprio strano... un Matteo Robert puntuale? Cioè, puntuale stasera, Puntuale. Guarda caso, no Lisa, no Alice, Matteo si presenta puntuale. Io da professionista, sempre puntuale. Ma se non la starti te, non penso che vada da sola, Quindi... Effettivamente, no, c'è Luigi in chat. Dov'è? Ci sono 6 pubblicità ed è appena iniziata la live, che due coglioni. Che due cose. Anche da lontano. Ci ha messo 10 pubblicità. Ragazzi, perdonatemi. Non siamo noi. Non siamo noi. Luigi ha iniziato subito con l'Xiaomi. C'è un pronostico, no? Dai, pubblicità. Ciao, lui. 7 pubblicità. Niente. Vabbè. Ragazzi, nel mentre abbiamo qua la Juventus. Vai, più là, che sta vincendo. Cosa è successo ieri sera a casa di Alice? Niente. Perché tutto bordo del pandino. Grazie mille Tofu 2308. Grazie mille per il Prime. Oh ragazzi. Ragazzi, ma ci rendiamo conto che siamo quasi a 3000? Lo sapete cosa devo fare a 3000? Vi ricordate? Io non lo so, cosa devi fare a 3000. Vediamo se la chat si ricorda. Vi ricordate cosa devo fare a 3000? Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille Peppe 049. Ragazzi. Bello. Quanto siamo? Allora, non succede. Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille Nicoro. Grazie mille per... abbonamento di livello 11. Che cazzo vuol dire abbonamento di livello 11? Non mi intendo. Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille il Checco. Ragazzi, è partito il treno. Non facciamo morire, salite tutti sul treno. Ci siamo io e Matteo. Matteo capotreno. Io faccio il controllore. Potete salire, non c'è il biglietto, ragazzi. Allora. Comunque la Juve la stiamo guardando, sta giocando, la stiamo guardando in sottofondo. Pronostico secondo voi quanto fa? Allora sì, comunque avete indovinato, vedo che vi ricordate. A 3000 mi faccio i capelli biondi come Erling Braut Haaland. Cioè, ragazzi, non so se rendo l'idea. Comunque ciao a tutti, siamo live su Twitch. Siamo in live, ciao gente! Comunque, sì, è una promessa. Capelli alla Erling Braut Haaland. E quanti giorni li devo tenere almeno? Chat, quanti giorni li devo tenere almeno? Sondaggio? Luca, hai saputo che l'ex ragazzo di Alice gli ha scritto oggi? Lo so. Ai. Lo so. No, almeno 10, sì, una settimana, 10 giorni, 10, sì, ci sta. Un giorno non penso che, cioè no, ci sono le tinte durante un giorno. No, una settimana, due devi tenerla per sì, forza. Sì, comunque ragazzi, benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille Itkotsamara, grazie mille per il Prime.
Ma non capisco perché non va avanti l'hype train, è rimasto lì bloccato a... Si è frizzato. Serve Matteo che... No, 30 giorni è troppo. Ragazzi, oggi Matteo, cosa succede a 100 sub? L'ho messo qua. Benvenuto a bordo del Pandino, grazie mille Aleschia03, l'ho detto qua. A 100, quando, se arriviamo qui a 100 sub, torneranno Lisa e Alice in live con me e Matteo. Quindi faremo la live di nuovo, noi quattro, che so che vi piace tanto. Ieri com'è andata con Alice? Raccontaci un po', che anche io sono curioso. Normale. Ragazzi, non facciamo morire il treno, anche se io vedo sempre che non si aggiorna. Aspetta, sto per dire con il telefono, ma... Oh, ragazzi, l'ho detto. Se rivolete in live Lisa e Alice, bisogna arrivare a 100. E soprattutto, ragazzi, sarebbe stupendo. Cioè, ascolta, se arriviamo a 3.000, io devo farmi biondo. Biondo con i capelli lunghi. È bugato classic Twitch mode. Cioè, biondo con i capelli lunghi come Haaland. No, avevo detto, vado a dormire da Alice, non dico altre cose, basta. No, ha dormito. No. Oggi, ragazzi, il signor Matteo Robert, siccome la sua Lisa era in radio... Non aveva niente da fare, è venuto a vedermi a me, che finalmente, ragazzi, oggi ho giocato la YouTuber League con la Juventus. Ragazzi, finalmente ce l'ho fatto, c'è stata Juventus-Milan. Martedì dovrebbe uscire il video e volete che martedì sera facciamo la live reaction su Twitch? Vai, ci sta. Ragazzi, volete la live reaction su Twitch della YouTuber League martedì sera? Sì. Piccolo spoiler, è andata bene. Solo questo. Vediamo. E dipende da certi punti di vista. Dipende, cioè... È stata una partita della Madonna. Come è andata con la caviglia? Vedrete. Allora, un po'... È stata dura. È stata molto dura, lo ammetto. Però dai... Treno si sta per schiantare, no. Matteo non fa lo schiantare. Eh no, ma il problema è che si è buggato, quindi si schianta lo stesso, secondo me, perché non eravamo a livello 1. Allora. Ha segnato Ken, lo so, la Juventus sta vincendo, ragazzuoli. Qua chiedono subito la gente, addirittura spam, Matteo cosa provi per Lisa? L'ho detto e ridetto. Cioè? Che? Le solite cose, mi trovo bene. Mm? Siamo amici e niente, è una bella persona. Va. Ciao ragazzi, curiosità su Matteo. Sarà una mia impressione, ma nella casa non ti sei ancora aperto a L100% con gli altri. Nascondi ancora una parte di te. Potrebbe essere normale così, no? Matteo, nascondi qualche parte oscura di te? No. Vabbè, ovvio che con alcune persone ho legato molto di più, come con Luca, tipo. Però, no, c'è un... No. Matteo, ricordate, deve avere mentalità. Tutto. Mentalità prima di tutto. Allora, ragazzi, sì, esatto. Siccome anche Andrea Fratino, come sapete, ha giocato con me nella Juventus oggi, martedì sera volete che vi porto anche Andrea Fratino per fare la live reaction? No, c'è la partita sotto lì. Ma perché si vedeva? No? O sì? Partita 10 e 21, il giorno è oggi. Ah, tra 8 minuti per andare là. Bene. E allora sai cosa? Madonna! Al massimo lo muto, lo metto di là. In modo che si vede. Vabbè. Ci porti anche il gatto. Non sarebbe male portare il gatto, eh. Non sarebbe. Facevi fatica a dire che li vuole bene. No. Lui, esatto, siccome la chat lo chiede, come mai non c'è Luigi? Come mai non c'è Luigi? Ragazzi, Luigi è uscito con una ragazza. Non vi dico chi.
Però il buon Gigi Salemi è uscito con una pischella. Allora, aspettate. Ok, magari così un po' più illuminato. Sta a casa sua. Dov'è Alice adesso? Dov'è Alice adesso? Ragazzi, Alice sta dormendo. Ha detto che forse dopo passerà a fare un saluto. Luca, spero che oggi alla YouTuber League hai segnato un gol. Vediamo ragazzi, forse sì, forse no, forse ho giocato, forse non ho giocato, avevo problemi alla caviglia. Allora, adesso, ragazzi, aspettate. Ciao Luca, come stai? Ti lancio una sfida, poi aspetta a te se accetterà o meno il prossimo gol che farai nella YouTuber League, devi dedicarlo ad Alice. Che amore. Magari lo dedico a lasagna, non lo so. Vediamo, se segno potrei... Ragazzi, il vero FOMO ha scritto, quindi adesso voglio un vero spam. Allora ragazzi, c'ha scritto FOMO, facciamo partire uno spam di FOMO per lui? Aspetta che forse ragazzi stiamo provando... Fammi mandare un audio. FOMO, c'è la chat che ti vuole salutare, scendi un attimo se sei in casa. Che ti presento io? No. No, ragazzi, volevamo portarvi FOMO un attimo, fare la sbucata, no. Invece a casa. Il video della YouTuber League probabilmente uscirà martedì. Quindi martedì sera faremo la reaction. Ok, allora. 23. Ok, vabbè. Allora. Ragazzi, ci state se io e Matteo adesso facciamo un attimo la reaction ai video di Lisa e Alice su TikTok? Volete la reaction ai TikTok di Lisa e Alice? Ah, poi vi prometto che FOMO ve lo presenterò io di persona. Sì. Bene, allora. TikTok. Allora, aspettate un attimo, chat. Volete... Aspetta. Oh, porca troia, la Meloni. Volete che guardiamo un po' i per te prima? Volete che guardiamo un po' prima i per te e poi guardiamo i video di Lisa e Alice? O volete direttamente i video di Lisa e Alice? Sì. Sondaggino, Tommy, puoi fare un attimo un sondaggino? Guardiamo sondaggino. Prima i per te o i video delle ragazze? Perché almeno guardavamo un po' i per te e poi guardavamo... La Juve la sto guardando sotto, ragazzi, ce l'ho qua. C'ho il telefono aperto. Stranamente vince. Tanto guarderò tutte e due, ma almeno ci stava a guardare prima e per te. Niente. Vabbè, ma facciamolo comunque. Niente, video delle ragazze. siete degli arrapati. Singhiozzo. Siete degli arrapati. Dicono che... Allora dai, per accontentare un po' tutti, guardiamo 5 minuti... Il video delle ragazze. Grazie mille Daniele Frattini, grazie mille per il Prime. Allora, guardiamo 5 minuti il video delle ragazze, 5 minuti i per te. Se riesci, dai. E dopo magari vi faccio anche la reaction Blur contro Penguin. Vediamo, dai, partiamo dai video delle ragazze. Partiamo prima da Lisa o da Alice? Tommy, vai, abbiamo capito, cambia sondaggino. Cambia sondaggino, guardiamo prima Lisa o Alice. Vai, facciamo Lisa, Alice. E poi, dopo che abbiamo visto un po' di loro video, guardiamo i per te. Io sto per fare 2-0, dico. Allora. Vediamo. Non ho capito. Cos'è? La parata. Infatti, vediamo cosa vediamo prima. Lisa. Va bene. Guardiamo prima Lisa. TikTok. Quindi Lisa Robert. Ah no, Lisa Lucchetta. Lisa Lucchetta bikini.
Aspetta, aspettate che rimpicciolisco un attimo. Siamo giganti. Oggi siamo nella inquadratura. Grazie al collegio. Sai che il collegio quest'anno non so. Benvenuto a bordo del Pandino. Grazie mille, Nati 21. Vediamo la signora Lisa Luca. Cosa vedo? Matteo, cosa ne pensi? Sai che è la prima volta che vedo sto video? Cosa ne pensi? È un bel video. Bel video o è bella la protagonista del video? Tutte e due. Ah, questa mi sembra comunque... No, dai, l'ho sempre detto. Che comunque... Allora, aspettate che abbasso un pelo il volume. Ok. Ci vuole mentalità. Quindi con questo video vuoi dimostrare le casse o il video? Ah, ok, va bene. Addio. Sì. No. Anche ieri in chiamata, sì. Ok, fa niente, vediamo. Non mai questo. Ho sbagliato. Eco. Spera che controllo. Come eco? Sentite l'eco? Può darsi, Questo microfono qua cattura il botto. Aspetta. Ora meglio? Ditemi adesso. C'è un botto di eco. Vediamo. C'è ancora un po' di eco. Si sente poco, aspetta. Non si possono allontanare le casse, su quello è il problema. Così? Aspetta. Vediamo cosa dite. Senti, prova a controllare. Adesso deve essere a posto. Vediamo, facciamo un check veloce. Aspetta, cambiamo video, se no. Sì. Grazie mille, patatina fritta 6 per il Prime. Ragazzi onesti, chi state guardando in questo video? Chat? Ti devo dire che la situazione non è male. Tutti che scrivono Lisa. Ok, sì, signora. Benvenuto a bordo del Pandino. Alessandro G07, grazie per il Prime. No, grazie per la sub di livello 1. Grazie mille. Passato? Eh? Il PC? Sì, ho fatto. Oh, vediamo. Allora, alzate un po'. Aspetta. Alzo. Ditemi adesso, aspetta. No, penso che sentiamo il PC. Grazie mille, Francesco Storto. Sente la partita, addirittura. Aspetta che abbasso la partita. Grazie mille, Tommy 2004. Alza, ok. Così? Oh, ragazzi. Così? Ah, devi alzare la Streamlabs, ho detto. Il video.
Quindi lì penso andrà. Ora? Dai, vediamo qua. Com'è l'audio? Ok, sì, top. Ok. Sì, ah, ma scusa, ma Lisa che dice twerkami sul cazzo così? Come la motiviamo? Non lo so. Ragazzi. Insieme lo fa 18 anni. No, vai, quasi. Ragazzi, sapete dirmi chi è lei? Sapete dirmi chi è lei? Come eco? La mia bambolina, la mia sorellina. Ma ragazzi, ma sentite l'eco? No, ditemi, meno cerco di capire. Ah, ogni video che apre da TikTok bisogna abbassare il volume. Da TikTok? No, penso a Streamlabs. Perché torna alto da solo. Non lo so. Ci vediamo. Da TikTok. E quindi da qua? Mi è rimasto quella prima. Vabbè. Poi sai che video vecchio? Non li ho visti. Cosa ne pensi, Matteo, di questo vestitino? Bello. Aspetta, ma se facessi così? Aspettate, ragazzi! Così? Ditemi così. Malissimo. No, va. Perfetto, va bene. Ok, bomba. Bomba, perfetto. Mamma mia, quanto sei bella. Dentro a delirio una perla. La ruota qua non si ferma. Sono un lobo innamorato. Qual è stato il primo video di Lisa? Oh, questo è interessante, diamo. Vedilo con Webbo. Senti l'effetto. Siamo a 10.000 piani tra le nuvole nel letto. E se vuoi saltare. Se questo è il primo video di Lisa Lucchetta, andiamo a vedere il mio, perché no? Quanti anni aveva Lisa Lucchetta? Cioè, infatti guarda anche il primo commento. Ma la vera domanda è quanti anni aveva? Guarda, quanti anni aveva? Cioè, 12, 10, no. Aspetta, vediamo. Adesso proviamo. Mi fa così abbassare il volume. Ok. C'è un pelo, ok. Possiamo provarci, lasciamoci andare. Soffro di vertigini. Com'è adesso il volume? Fatemi capire un attimo, chat. Lucchetta risale al 29 marzo 2021. Attualmente 2021. Con una 5250. Ok, perfetto, bene, buono. Ok, perfetto. 12 pubblicità. No. C'è Luigi. Vediamo. Guardate che video mi ha dedicato Lisa. Che belli. Per me sei un grande punto di riferimento. Siamo. No, Luigi. Minchia. Scusate, ragazzi, Luigi sta mandando l'Xiaomi. Non sento la musica, alza un po'. Il miele. Hola, Big Young Goff. Poi. Ad oggi non riuscirei ad immaginarmi la mia vita senza te. Ah, lui voleva prendersela, ma... Ragazzo, Lisa non riesce a immaginare la sua vita senza di me, Matteo Roberts. Alice?
Sì, arrivo. Che schifo. Che schifo, ragazzi. Che gag. È vergognoso. Che gag. È vergognoso. Cioè... Ti voglio un bene infinito. Ah, questa mi sa tanto di friendzone. Matteo vive di fuma mentalità. Fuma cioè... mentalità. Mangio quello la mattina. 2008. Oh, finito il primo tempo. Che poi ci assomigliano, ragazzi. Siccome Lisa è single e Manila praticamente anche lei, chi vuole candidarsi? Chi vuole candidarsi, ragazzi? Mandatemi un curriculum che io posso dirvi se andate bene. Guarda, io sono piccine, però, ragazzi. Cioè, spero che anche voi siete piccini. Cioè, ragazzi, occhio perché rischiate... Ciao, ragazzi. Rischiate la gabbia, signori. Rischiate la gabbia. Stavi in movimento di mani. Ragazzi, comunque, secondo voi, quanto ci hanno messo a fare sto video? Lo capite solo... Guardate... Cioè, ragazzi, guardate le ascelle di Iris. Ragazzi, è sudatissima. Cioè, sembra il classico video fatto una sola volta, quando in realtà l'avranno fatto, cioè, 76 volte. Guardate le ascelle di Iris. Era tipo lì. Basta, basta, non ce la faceva più. Cioè, benvenuto. No, grazie mille, Giulia 21. Grazie mille per il Prime. Mi ha battuto, eh. Per cosa? Allora, ho il video con l'ISO, ho il video quello con il cappello, così che tu vuoi. Però ci ho messo 2 ore. Attenzione, Lisa dice sei solo tu quello che ho, non a Matteo Robert, ma bensì a Mattia Basso. Come lo vedi? Questo fa male. Fa male. Fa male. Mattia ha fatto la giocata. Fa male qua. Come ci si fa ad abbonare con Amazon Prime? Ragazzi, se avete Amazon Prime, digitando punto esclamativo Prime, tutto attaccato, vi esce il link per abbonarvi gratuitamente e poi potete entrare nel mio gruppo Telegram. E ricordiamo, ragazzi, che se completiamo qui la scaletta in verde e arriviamo a 100, faremo di nuovo la live con Lisa e Alice. Allora, sì, la Juve è finito il primo tempo, la sto guardando, ragazzi. Allora, vedete i commenti. Lisa sta bene cromaticamente con tutti. Vediamo come si restringe. Attenzione! Ho messo un'ora e mezza sulle bricole. E ballo proprio male. Chi balla meglio, ragazzi? Matteo o Lisa? Secondo me, Matteo. Secondo me, Matteo. Posso dire che secondo me balla meglio Matteo? Di quei movimenti. Guardate. Mamma mia, che primo passo! Guardatelo! Con la coordinazione di Peter Crouch. Cioè, Matteo. Tommy, possiamo fare un attimo un sondaggino? Bravo, chi balla meglio? Matteo. Palesemente. Matteo. È questione di mentalità. Mentalità. Cioè. Ricordate che Matteo vive di fuma e mentalità. Cioè, ti leggo nel pensiero, grande Tommy. Adesso... Ma è schifo da solo, ho capito. Adesso vediamo i video di Alice. Attenzione. Allora, voglio farvi vedere un video ben preciso di Alice. Alice Muzza in costume. Oh! Vai. No. Che cazzo vuol dire Alice Muzza in costume? Lo proviamo. Cazzo. La mujer bella como el vapor, en la playa bañando en sudor. Lo bikini te queda mejor, tú eres mi amor. Yo soy la que mato, coro con loca. Bar, ammonito.
Mi ammonisco. Cartellino giallo. Chat, mi ammonisco. Mi ammonisco, almeno ve lo dico già. Bar. Ammonito. Ammonito. Mi ammonisco anch'io. Autoammonizione. Chat, quanta gente ammonita? Quanta gente si autoammonisce insieme a me? Vediamo, io rosso. Che cazzo fai? No. Cioè, vabbè. Vabbè, tutti ammoniti, bene. Mi si è bloccato il cielo, non riesco più a chiudere il video. Far! Doppio giallo! Espulso! Espulso, ciao! Beh, sono fatto proprio lì, anche te. Ciao! Ci vediamo alla prossima live. Sono espulso, dai, rimane Luca. Matteo. No, dai, facciamo che Campolunghi sotto la doccia. Vabbè, dai, facciamo che rientro. Per cortesia. Infatti se guardate infatti qua il commento, commento con più like. Luca va in difficoltà. Mi si è bloccato il cell, non riesco più a chiudere il video. Il duo di cui non sapevo di aver bisogno. Quando letteralmente fanno i video insieme da 4 mesi. Poi, che idee, ti prego facciamolo. Bar. Rosso. Ammoni, sì, ma ragazzi, quanti cartellini gialli possiamo prendere? Squalificato, cioè, la Lega. Espulso la campionata. Luigi ha mandato 13 annunci. Luigi, contieniti. Non siamo. 10 giornate. No, ragazzi, andiamo avanti. Nonna cattiva. Il mio ex, cioè il primo ragazzo mi ha appena scritto. Cosa hai detto? Il mio ex Samuele mi ha appena scritto e mi fa, io con lui sono rimasta buonissimi rapporti e mi fa attenzione. Il blu maggiore di tutto. Le rose rosse battono, perché sono un po' più. E tu gli hai regalato una rosa rossa? No, cosa hai detto, blu? Cioè il suo ex gli regalava le rose blu. Allora non farlo. Col cazzo che gli regalo le rose blu. Attenzione. Matteo, ammonito Matteo. Ammonito, fuori. Fuori Matteo. Fuori Matteo, ma ragazzi, è la mentalità, è di mentalità, è di Matteo. Che schifo. Cioè, io divento Matteo, diventa mio amico per serpeggiare. Ma ragazzi, ammonito Matteo. Ragazzi, spam DF per Luca? No, ma cazzo, no. Ma scusa, ma ammoniamo Matteo, ma che cazzo è F per Luca? Ma già poverino, ma bravi ragazzi. Mi ritrovo il suo ex che gli regala le rose. Grandi. Ma io volevo te, c'è la M di Matteo, ma scusa. F. Vabbè. F. Un'altra M. Per Luca abbandonato. M di Mattia, pure lui. Ragazzi, i commenti. Spam di F. Luca ancora. Intanto, Luca ma che fa? Luca sta scrivendo. Luca abbandonato. Ciao. Oh, ma sei assurdo, eh. Io sto guardando gli outfit. Ma se, quanti cartellini gialli. Quanti cartellini. Va bene, altro giallo per me. Bar. Oh ragazzi, vi ricordo, per riportare Lisa Alice in live, guardate qua. Guarda di qua. Bisogna arrivare qui. Siamo a 12. E ricordiamo che se arriviamo a 3000
mi faccio biondo come Alan. Non per dire, ma... Allora. Cioè, non fa niente. Nella mia vita non lo si In realtà, a pensarci bene, l'arma di Alice è quella del figlio che vuole chiamare Marco A. Vero? Mentalità Marco Campolunghi. Marco Campolunghi. Aspetta qua. Ma... Sono io tuo. Sì, vabbè, ho anche l'amante assicurato. Allora. Benvenuto a bordo del... Grazie mille, Arcon Joe. Grazie mille per il Prime. Io ti faccio da fidanzato, amante, marito. Tu vuoi l'amante? No. Sarò io la tua amante? Sì. E pure tua moglie? Sì. Oh. Ci stai? Sì. Super Fuxia. Devi spiegarmi la cosa del Super Fuxia. Super Fuxia è quando un pilota in Formula 1 fa tipo il giro veloce. Quindi Super Fuxia. Vediamo. Dai, guardiamo poi per te. Vai. Allora, silenzio, la storia. Che vola sull'Atlantico e sopra l'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un giovane assistente del Papa. A un certo momento i piloti si accorgono di un drammatico errore: è stato riempito un solo serbatoio. Entro 10 minuti l'aereo non avrebbe avuto più carburante e sarebbe precipitato. Allora il capopilota dice: forza, i paracaduti subito. Quello li prende, si investono due di loro, poi agli, ma guardi che gli sono 5, ci sono 4 paracaduti. Allora, vabbè, così. Oh, ma se video caso quelli fanno i milioni. 7 milioni di like. Porca troia. Oh, cosa fa il gattino? Che bello che è. 10, 9. Al fisico, vero? Pure lui, perché gli altri confronta al mio. Però poi voglio dire: andiamo avanti, attacco. 10, 9. Passaggio. Ma guardate che difficile. Beh, pensate che facile. È la tua? No. Ah, ok. Non ci passo. Sicura? Era quel Ronaldo. Cioè, ve lo ricordate sto gol di Cristiano Ronaldo, ragazzi? Neymar, Madonna. Ma è Santos. Porca troia. Ibra. Mamma James. Che gol ha fatto qua? Mamma Giroud, che gol ha fatto qua? Sarà? No. Ho visto anch'io questo prima. Perché saremo sfortunati, ma ogni volta che il Napoli ha un problema con mister magari che è infortunato, pesca un fenomeno e sarà tanta fortuna. Io non conoscevo Kitz, ma stasera si è visto bene. Il Napoli ha giocato una partita di calcio con dei calciatori in campo che erano di tutti. Un Federico Marconi un po' polemico, eh? Un Federico Marconi un po' lasagna calpestami, dicono. Qua dicono lasagna calpestami. Siete un pochino esagerati. Cioè, volete tu hai bevuto, perché mi sembra finita tutta io. C'è neanche un bicchiere d'acqua, vado a riempirlo. Minchia, ma te neanche un goccio d'acqua. Ragazzi, di la tua riguardo su lasagna. La tua o la mia? Tutti e due. Cosa pensi di lasagna? All'inizio io, che è più semplice per me.
Allora l'ho vista solo due volte dal vivo. Oggi l'hai vista? Sì, anche la volta scorsa al Palme d'Oro di Twitch. Oh, è simpatica, una bella ragazza, però non la conosco. Bella ragazza? Sì. Cosa ti piace di lasagna? No, lei in generale. Bella, bella, confermo, bella ragazza. Lasagna? Invece? Se dovessi far gol, potrei dedicargli un gol alla YouTuber League. Se dovessi mai segnare alla YouTuber League, potrei dedicarle un gol. Non meglio la Juve. Allora, silenzio, la storia. Porca troia, è vero, era iniziato il secondo tempo? Era iniziato il secondo tempo, rimetto la Juve di sottofondo. Cosa ne pensi di Iris, chiedono? Io? Signor Matteo. Ma sono cose dette, ridette. Anche lei è una bella... Alla fine sei in questa casa, sono tutte belle ragazze. Ah, io non lo sapevo però, eh. No, sì, ci sono tutte belle. Ah, io non lo sapevo. Ragazzi, guardiamo un attimo. Cosa guardiamo? Cosa guardiamo? Segnerà la Juve entro il 60esimo, ragazzi, vai, bet. Bet, secondo voi la Juve riuscirà a fare un altro gol entro il 60esimo? Facciamola qualche reaction. Qualche reaction a cosa? O uno più uno su FIFA. E ce n'è un altro joystick. Ce n'è uno e basta? No, ce ne sono due. Ah, qua non vedevo il rosso. Varrò. Allora. 1v1 su FIFA. Allora, aspetta, Tommy. Sondaggino? Tommy, sondaggino. Facciamo 1v1 io contro Matteo a FIFA. E però chi vince? Chi perde deve fare qualcosa. Chi perde deve fare qualcosa. Penitenza. Risponde a 5 domande scomode. No. Ma io farei la penitenza tipo fisica. No. Sì, penitenza fisica. Ci laviamo con l'acqua. Ti sputa in faccia Luigi. Tanto ormai sono abituato. Cioè, tutte le live in cui lui beve mi lava. Sì. Allora. TikTok di Luigi. Ma quanti siete ora in house, visto che la maggior parte sono ritornati a casa? Oh, pochissimi. Siamo in po'. Allora, ragazzi, siccome io vi voglio bene, aspettate, provo a fare una cosa. Allora, io lo dico, ragazzi, ve lo dico qua adesso. Guardate, solo per voi. Se arriviamo qui a 2. Aspetta. Chi perde scrive ad Alice o Lisa un messaggio sdolcinato. No, allora. Ce l'ho io. Vai. Guardate, è solo per voi. Alice è su che dorme. Se arriviamo qui a 2900, ovvero mancano 29 sub, io vado a svegliare Alice, si incazzerà, e ve la porto qui in live. Ragazzi, a impennare? No, non so impennare. Ragazzi, lo sapete che sono di parola. Ieri avevo detto 2850, vado a prendere il McDonald's e lo pago a tutti. Così ho fatto. Quindi, ragazzi, se arriviamo a 2900, mancano 29 sub, vado a svegliare Alice e la porto in live. Cioè, ragazzi, con un secchio d'acqua. No, sì, con un secchio d'acqua. Con un secchio d'acqua mi mena, figa. Con la cam, dicono. Mi mena. Quanto fa la Juve? 1-0. Ragazzi, promessa. Promessa, 2900 vado a prendere Alice. Quindi, se avete Amazon Prime, digitando punto esclamativo Prime, tutto attaccato, potete abbonarvi gratuitamente al canale. Il vostro sconto ed entrarne. Chi è più bravo a calcio tra voi due? Non so come gioca Matteo, quindi... Luca è forte. Non lo so.
quando Matteo mi vedrà al 100%, io vedrò Matteo al 100%. Io ho bisogno di una settimana per riprendere la tecnica, lo dico. Sì, sì, perché è spompo, sì. Spompo il ragazzo. Ragazzi, però voglio un abbraccio e poi cosa pensate uno dell'altro? Bella sta domanda. Bella. Allora. Sì, sì, ragazzi, l'ho detto. 2900, vi porto, vado a svegliare Alice e la porto in live. Per la vostra felicità. Allora. Flippate che io ho cose bellissime. Allora, vai, parti tu, Matteo, che sei l'ospite. Cosa pensi di me? Secondo me sei... Benvenuto a bordo del bandino. Bandino, grazie mille. Kogefn. Vai, sentiamo. Sei, vabbè, una bellissima persona. Perché comunque abbiamo negato sta velocemente. E se tipo benvenuto a bordo del pandino. E... che carino. E... boh, sei un punto fondamentale. Stai diventando un punto fondamentale. Grazie. No, di niente. Grazie, e... ragazzi, un patatone, Matteo. Matteo cuore d'oro, grazie. Comunque grazie mille Nardi per il Prime. Grazie mille di cuore. Io allora, Matteo, altro che un affettivo come dice Lisa, esatto. Ci vuole mentalità per dire certe cose. Ragazzi, sempre. No, no, è vero. Allora, io invece, sapete cosa penso di Matteo? A parte che quanto cazzo è bello Matteo. Cioè ragazzi, porca troia. Non è vero, no. Matteo è proprio bello. Ma indifferentemente da bello, brutto, alto, basso, biondo, moro, cioè sto scoprendo veramente una bella persona. Cioè io, che comunque sono qua dentro da tanto, lo sto aiutando, gli voglio dare consigli. Vero, vero. Perché vedo in lui, oltre una bella persona, anche una persona molto forte sui social, perché comunque se siamo qua dentro... bisogna legare a livello umano, ma comunque si è qua dentro per lavoro. E Matteo, lavorativamente parlando, è molto forte. C'ha forse un po' troppe donne. Cioè, dovrebbe prendere anche un po' di pubblico maschile. Giusto, giusto. Perché per ora i suoi direct sono... Oddio, Matteo, quanto sei bello, Matteo... Quindi maschi, scrivetemi. Quindi maschi, Matteo ha del potenziale dentro, cioè... Volete vedere Matteo con me alla YouTuber League, Matteo con me allo stadio? Cioè, possiamo iniziare a fargli prendere anche un po' di follower maschi? Io capisco che è un bel faccino, ha i pettorali, gli addominali, è disegnato, c'ha il collo qua. Però dai, cazzo, si merita anche un po' di maschi. Ma guardalo, cioè... Maschi, seguitemi. Maschi, seguite Matteo, cazzo, che c'è i direct solo pieni di femmine, ma è possibile? Cioè, i direct di Matteo. Matteo, sei stupendo. I direct di Luca. Luca, quando esce il tuo video YouTube? Luca, cosa pensi di Leclerc? Luca, hai visto il gol di Haaland? Cioè, e io sono contento, perché per quello che voglio fare io, sono felicissimo. Invece Matteo... Allora... Ringrazio. Noi li vogliamo bene. Non posso perché tu sei bergamasco e io bresciano. Qui si entra nel conflitto. E poi io non... Non so come mai. Sentiamo. Dopo queste dediche che mi hanno fatto emozionare, Matteo, sei una persona dolcissima. Io vorrei voglio un super abbraccio tra di voi. Vai. Benvenuto a bordo del pandino. Questo è un abbraccio. Oh, questo è un abbraccio, ragazzi. Prima la femme, poi le ragazze. Giusto. Thomas Bacchis, grazie mille per il Prime. Ricordiamo, benvenuto, ragazzi. Benvenuto a bordo del pandino. Dani Hub, grazie mille per il Prime. Ne mancano 15, ragazzi. Mancano 15 sub. E vado a svegliare Alice e la porto giù. Lo sai che poi tanto si incazza, non mi parla più... È vero, chat, non ho sentito neanche un oddio oggi. Oggi non c'è stato neanche un oddio. 25, sì, ne mancano 25. Ah, vero. 20... Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille, Lil Moment.
Ne mancano 24. Vai Matt, facci sentire un oddio. Cioè, è vero, si sente la mancanza di Matt, è vero. È vero, ragazzi. Oddio! Eccolo Giubi! Grazie mille Giubi. Sì, è vero, si sentite la mancanza di Matt. Ne mancano 23. Ne mancano 23. E poi io c'ho paura. Non tanto per andare a svegliare Alice, io c'ho paura perché ci stiamo avvicinando alle 3000 sub e io devo farmi la testa bionda. Anche sempre bene. Cioè, devo fare... Allora ragazzi, io lo giuro che se lo merita anche, se arriviamo a 3000, oltre a farmi biondo, inizierò a seguire anche Matte Ventu su Instagram. Gol della Juve! Gol della Juve, signori! Gol della Juve! Benvenuto a bordo del Prime. Grazie mille, Luca X03, grazie mille per il Prime. Ha segnato West. Ha segnato McKennie. Ha segnato McKennie, signori. Il gol di West. Vediamo il gol. Doppietta. Il primo l'ha fatto Kenny. Ah. Oddio! La palla arrotata da parte di Quadrado, e si fa biondo. No, no, biondo a 3000. Ah, oh, cazzo. Vediamo su corner, beh. Oddio! Ema! Vabbè ragazzi, manca poco. Ema! Chat, spam di oddio! Spam di oddio! Ho tutto così improvviso che non ho neanche realizzato. Sentiamo. Ema nel cuore. Possiamo confermare dopo il video di Lisa e le parole di Matteo che Luca dentro la casa è la figura paterna che cresce i ragazzi. Luca, tieniteli stretti. Allora, io... Vero. Quando il capo mi ha parlato, mi ha detto che crede tanto in me e crede tanto nel fatto che io possa aiutare i ragazzi nuovi. Purtroppo non posso piacere a tutti perché viviamo qua dentro letteralmente in 20 e quindi io sono uno e è ovvio che sto legando con tante persone, con chi di più, con chi di meno, e letteralmente c'è Lisa e Matteo, li ho presi proprio a cuore. Lisa, lo sapete, siamo andati allo stadio per caso. Siamo andati allo stadio per caso e poi Luca per noi è la colonna portante della casa. Sotto le sue ali. No, no, è una responsabilità, ma so che c'è gente molto valida e sarò il primo ad aiutarle a dare dei consigli nel momento del bisogno. Poi ovvio, c'è Lisa, lo sapete, l'ho portata allo stadio, ci ho legato tantissimo. Cioè, letteralmente per me è come la mia sorellina minore. Il fatto che ho passato tanto tempo con Lisa, con Alice, e adesso vado a svegliarla Alice, un attimo, mi fate parlare, ma sto facendo un discorso, ma siete dei morti di figa, ma mi fate parlare un secondo, ma siete delle bestie, e niente, allora non parlo, ditelo, non finisco il discorso, devo andare a prendere Alice, no, non lo so, io parlo, Alice, dov'è Alice, sveglia Alice, ma cazzo, ma porca trova, ma fammi... Figa, un secondo, sto finendo di parlare. Niente, frego un cazzo. Vai. Vado a prendere Alice. Cioè, prima Alice, poi il discorso. Grazie al cazzo. Magari, ma siete. Ah, ci penso io qua. Ma siete dei bastardi. Adesso ve la porto. Tocca ad andare a farsi insultare. Vai. Dai, chiacchiera un attimo. Vai, ci penso io qua. E ragazzi, allora, adesso un momento di intimità tra me e voi. Quanti anni ho? 18, infatti da poco. Foma, spammate Foma un attimo, dai. O comunque, devo dire che la qualità... Cioè... scherzo Luca Alice, ma che scherzo gli faccio in 2 minuti? Se avete qualche consiglio, però non so cosa potrei fargli in 2 minuti. Giochi a calcio? No, giocavo a calcio. Ero anche abbastanza bravo. Poi ho smesso. Però
Oggi mi è tornata voglia di ricominciare vedendo Luca giocare. Quindi magari un possibile ritorno, non lo so. Tatuaggio. Tatuaggi non ne ho perché secondo me io sono una persona che si stanca molto facilmente. Quindi, cioè, può darsi che mi faccio un tatuaggio e dopo, non so, qualche mese dico perché l'ho fatto, mi ha stancato. Infatti penso, poi magari tra un anno cambio idea. Però per ora, se farò qualche tatuaggio sarà importante, tipo per i miei genitori. Penso, perché sì. Ragazzi, che hai un canale YouTube? Non saprei, anche Twitch avevo pensato, però non lo so. Poi cosa dite? Nascondi, ma dove vado? Tatuaggio, mi scrivo Foma qua. Foma. Nasconditi, ma dove vado? Ti torno a giocare che poi te ne penti. Ah, mi sono già pentito. C'è un ragazzo con. Di quei pochi che adesso sulle spalle ti ammiro complimenti. Ti ringrazio davvero. Cosa ne pensi del Bonnie? Bonnie è un grande. Poi, cioè, di Bergamo. Panca piano Croci. Croci poi panca piana. Almeno per me. Perché. No, non voglio annoiarvi con la palestra. Magari non vi piace, non lo so. Ditemi voi. Cosa ne pensi del Bonnie nazionale? Un grande, poi di Bergamo, quindi state fino alle 11 in live, non lo so, qua decide il capo, Luca. Matteo mi ha un video sul campo, magari arriverà, non lo so. La video palestra su YouTube. Ex e bicipiti, no. Dì che è uscito ma davvero Vlaovic è uscito? No, penso sia uno scherzo. Cioè Luca siete migliori amici. Ma no, magari migliori amici no, però in questo periodo qua stiamo legando davvero tanto. Ci troviamo bene. Schedina, non l'ho fatte perché le scorse sono andate proprio male. Matteo deve aprirsi un canale, ovvio, no, ovvio. Non saprei. Ti piace il basket? Sì. Quando, cioè nel tempo libero, diciamo, giocavo con i miei amici a basket. Calcio, basket. A me basta fare sport, poi va bene tutto. Hai più pagnottella tu che Sykes. No, non è vero. Matteo Antena la play to game. Chi lo sa, magari lì da un'altra parte. Non dico niente. Che scuola sei? No, io sto ancora andando a scuola, sono in quinta. Faccio un tecnico. Cosa ne pensi di Stephen Curry? Che è una macchina, non è un uomo. Oh, sta tornando. Hai fatto nuoto anche. Attenzione, ragazzi, è tornato. Ragazzi, se poteva nascere qualcosa con Alice, oggi penso. oggi penso che ogni speranza è invana. Sta arrivando. Passo felpato. Attenzione, è viva. Ciao. Ciao. Stiamo guardando la Juve. Vuoi venire vicino a me? No. Occhio, non so dove fare. Quindi. Ken! Doppietta! Il gol! Moise! La doppietta! Grazie Mario per il Prime! La doppietta di Moise Ken! La finisci di urlare!
2 assist di Kostic. Non me ne frega niente. Si è mancato Luca. Moise! 2 assist di Kostic. Ragazzi, spandi Moise un attimo. No, Foma, sempre Foma, dai. Un attimo, venga, gol di Mo. Ma come fuori gioco? Complimenti. Cioè, io ho fatto tutto sto casino per un fuori gioco. No, fuori gioco. Aspetta. Un mix tra Foma e... Cioè, ho fatto tutto sto casino per un gol in fuori gioco. Ma questo è un amico... Sì. Cioè, io ho fatto tutto sto casino. Ah, oh, no, aspetta, si stava vedendo. Che freddo. Fuori gioco. Cioè, io ho fatto tutto sto casino per un gol in fuori gioco. Annullato. Dusa Lisci, alla fine è uscito veramente. Live con Lisa e Lisci. Sì, se arriviamo a 100 rifaremo una live con te, Lisa. Ah, se no no. Cioè, è stato annullato. Godo. Cioè, io ho fatto Moise così per 3 fuori ore. Fuori gioco. Niente, fuori no, gioco. No, aspetta che sembra con le mutande. Ho i pantaloncini. Prima che... sempre che mi sono messa così, ma sembra con le mutande, i pantaloncini. Ammonito. Ammonito. Chat. Ammonito. Non vedo niente. Ricordiamo, raga. Alice, tu lo sai cosa succede quando arriveremo a 3000 sub? Ragazzi, qualcuno glielo dice. Ti fa biondo. Ti fai biondo. Ti fai biondo? Benvenuto a bordo del Bambino. Grazie mille, Ceruzzo, per la sub. Mi faccio biondo? Mi chiede Alice. A 3000. Davvero? Sì, ma per una settimana. Ringrazio il Signore che vi ha fatto incontrare. Siete una famiglia, questo è poco, ma sicuro voi quattro non vi separerete mai. Oh! Grazie mille. Lo sai che Matteo mi ha detto delle cose bellissime? Sì. Allora, ci sentiamo. Grazie. Ehi, bimba! Biba 7, calma con le parole, Calma con le parole. È vero, dobbiamo dirvi anche il weekend di quando faremo la maratona, perché come promesso, non mi sono dimenticato, dobbiamo fare una 24 ore, noi quattro, cioè noi quattro, manca Lisa, dire il vero. Sì, dobbiamo... Sono una donna impegnata, sono in carriera, una donna in carriera. Una donna che sta per diventare mamma! No, speriamo di no, dai, ma... un po' presto. Esatto. Oh. Cioè, non è da togliere le mamme giovani, e non è il mio caso. Ancora per, te l'ho detto, senti. Ragazzi, un saluto a Luigi, che è entrato in chat. Ciao. Ogni volta... No, perché ci sono 15 pubblicità. Minchia. Avete mai cercato su Google cani spelacchiati? No. Allora, sapete cosa faccio adesso, ragazzi? Sapete cosa faccio adesso? Adesso ci cerchiamo su Akinator tutti e tre. Vai. Secondo me non trovi. No, allora, ragazzi, Tommy, sondaggino in chat. Secondo voi, chi è quello che viene trovato con meno domande? Vabbè, Luca. Dai. Sondaggino? No. Sondaggino? Ma porca miseria. Tommy, facciamo un sondaggino, per favore. Chi viene trovato in meno domande? Luca, Matteo, Alice. C'è un po' di live tra queste pubblicità. Sto male. Ma secondo me sto malissimo. Io non ci sono neanche. Sì, sì. No, secondo me no. Sì. No. Sì. No, perché ti devono mettere. E secondo me nessuno mi ha mai messo. Chi viene trovato in meno domande? Vediamo. Luca. Va bene, allora dai, partiamo da me. Vai. Però non devi dirlo che sta cercando te, perché ti sento. Cosa vuol dire? Bene, iniziamo. C'era la cosa. Ok. Non ci sono dentro la live. Vieni, amore. Perché non ci sono? Vieni. No, sposta il coso. Queste cosce. Mi sa che è tagliata proprio. No, vedi. Ok. Madonna, queste cosce. Va bene. Allora vai, partiamo. Primo sondaggio da quando Luca fa Twitch che vince. Ma
Madonna, c'è una responsabilità. È vero. Gioca. Risponderà Alice, vediamo se mi conosce. Personaggio o animale? È un animale. Personaggio, dai. Personaggio. Tuo personaggio ti... no, devi magari, fare... Magari zoom un po'. No, fai no. Zoom un po'. Come si fa? Control... La madonna. Ok, vai. L'altro ieri ho provato a cercare voi quattro e mi è uscito con poche domande Luca, Alice e Lisa. Ah, ok, vai. Sì, allora, e io non ci sono. Tuo personaggio ti conosce? No. No. È un maschio? Sì. È italiano? Sì. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? No. Ha più di 35 anni? Spero ragazzi, di no, mentalità. No. No. Matteo il tecnico. Ha più di 15 anni? Sì. Ha mai avuto bambini? Sono nati no. Come che sono nati no? Come che sono nati no? No, non in quel senso, vabbè. Come che sono nati no? Ok, mi dissocio. No. No. Esiste davvero? Che domande sfiga, di me. Sì. È noto per la musica. Meno male. Ma una domanda c'è... È stato scoperto grazie a YouTube. Che domande di merda sono? Sta per... Carica la bomba adesso. Ha a che fare con TikTok? Sì. Vive con i suoi amici? Si può dire di sì. Scrivilo, non lo so. Ma non so se viene interpretata come amici. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Si trucca? Per... Una volta ti si trucca. No. No. Compare nel romanzo di Artemide? No. Artemide comunque. Ha un nome straniero? Ha a che fare con Napoli? Porta gli occhiali? No. Ha più di 19 anni? Sì. Vive nella Stardust House? Sì. Attenzione, forse ci siamo. Studios. Ehi, Juventino! Un saluto Luca, Alice e Matteo, cuore rosso. Ciao, Brian! Ehi, Juventino! Sì, urla, sì. Udi, sì. No, è invisibile. Il tuo personaggio è visibile. Sì. Che che domanda è? Guarda proprio, sì, lì si, non so come dire. Personaggio visibile, sì. Mi vedete? No, adesso chiedo un attimo. Dai. Mi vedete? No. No, mi vedete, porca troia. Matte, tu vedi qualcuno? No. Guarda, se faccio così non tocco nessuno. È visibile, sì. C'è sì. Un'ombra. Indossa la maglia della Juve? Non ora, però sì. È un professore. Tu hai interpretato il professore. È un professore. No, però hai interpretato il professore. È un professore. No. Ma perché non ha ancora risposto? Ma esiste un altro Juventino nella Stardust? Io! Ma vaffanculo, un maschio? Gli Skylander. Che cazzo? No! Ha a che fare con Maometto! Con Maometto! Dai. Sì. Sì, ma le ultime domande, io dico... Bene. Quindi quante erano? 24. In 24... Guarda la foto che hai messo. Io, con i piedi di Cristiano Ronaldo. Presentata da X. Giusto. Ok. Quante domande? Già personaggio già indovinato 9.929 cioè 10.000... L'ultima volta il... 20... Benvenuto a bordo del pandino. Alle 22.15. Oh, grazie mille Christian, grazie mille per il Prime. Ricordiamo che mancano... guardate qua. Ricordiamo che mancano 52 sub per sbloccare la prossima live con Lisa Alice e mancano 94 sub a Luca con i capelli biondi. Quindi 25 te. Eh? 25 domande. 25 domande, vai. Facciamo me. Cazzo, devo fare. Vai, torna indietro. Okay. Facciamo Alice. Vai. Risponde Matteo. Risponde ora. Matteo. Vediamo quanto mi personaggio o animale? Personaggio. Animale, se no non sarei... È donna? Sì. Dai, fino qua. Ha mai avuto figli? Che io sappia, no. Hai mai avuto figli? No. Ti conosce? No, devi far finta che... Cioè, tu allora sei... Allora no. Ok, no.
Hai capelli biondi? No. A 3000 sub cosa succede? Mi faccio i capelli biondi come Haaland. È uno youtuber? No. Vive in Italia? Sì. Ha più di 19 anni? No. No, ho 19 anni. Ha più. No, ah, più okay, no. Allora no. Ha più di 17 anni? Sì. Cacchio, ma già tanti... Cioè... Sono già solo 8, eh. Vediamo. Vive con i suoi amici? Non lo so. Qua, mettiamo, non lo so. Fai video per VGF? Cos'è? Cos'è? No, se non lo sai... Se non lo sai, come cazzo fai a fare i video? Ha a che fare con TikTok? Mi sembra per di sì. Ha un fratello? No. Sì. Sì. Ok, non lo sapevo. È un pepega boy? Ha mai fatto video con i suoi genitori? Non lo so, no. Ha a che fare con Brisida? No. Ha cantato una o più canzoni? Sarebbero scappate, no. Ha mai fatto un'ecografia all'addome? Ha mai fatto un'ecografia all'addome? Alice, hai mai fatto un'ecografia all'addome? No, però al ginocchio sì. Che cazzo, okay, c'è? Non è un'ecografia. Io sono veramente... Vabbè. No. È un insegnante? No. È diventata famosa grazie alla televisione? No. Ha i capelli corti? No. Cioè... Non lo no. so. Ha un nipote? Boh, non lo so, è il nipote? No. Pratica sport da combattimento? Sì. È di Roma? No. Ma che cazzo di domande sono? Usa dei gas come arma? Che cazzo di domande fa Akinator? Usa dei gas come arma? Cosa vuol dire? Dei gas. Dei gas. Oh! Hai fatto? Mi ha messo un dito in culo. Che hai fatto? Io non ho visto niente. Mi ha messo un dito nel culo. Come è stato? Vabbè, no, non uso ancora il gas. No. Ha un nome straniero, no. Così a casissimo. Iris di Domenico. Sto pensando. No. Continuare, sì. Iris di Domenico. Così. Poi a caso è uscito. Sì, esatto, non ha chiesto... Ma poi non ha neanche più di 17 anni. È di Milano, sì. Porta sì, il caschetto, sì. No. 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 Sì. Oh. Sì. No. No. Ma cazzo, appena chiesto sei capelli a caschetto. Fa parte di un gioco per cellulare. No. È biondo, no. Porta sempre... Che, boh, io metterei no. Sta pigliando per il culo. No. No. Oh! Alice Muzza. Non c'è neanche la foto. Alice Muzza. Senza nemmeno una foto. Quante? 38. Dicono. 38. Alice Muzza, personaggio già indovinato 246 volte. 246 volte. 38. E ora, Matteo, è il tuo momento. The moment is now. Vai. Matteo Robert, rispondo io adesso. Vai. Personaggio. È maschio? Sì. Sì. Non lo so. Ti conosce? No. No. È diventato famoso grazie a YouTube? No. Ha 35 anni? No. No. È italiano? È nato in Italia? Sì. È un cantante? Ne ha manco per il cazzo. Ha a che fare con TikTok? Sì. Già la settima domanda è buona. Ah, già capito che... Vive con i suoi amici? Non lo so. Combatte con una mazza da baseball. Io non so cosa c'hai tra le gambe, ma non so se è la tua arma da combattimento. Poi facciamo anche Lisa Lucchetta. Allora. Bene. No. Fa video sul make-up. No. No. Vive... Attenzione. Oh, cazzo. Sì. Oh, cazzo, già la undicesima domanda si è messo bene? È visibile, sì, sono visibile. No. 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 Cazzo, mi aveva indovinato subito.
Chat? Chat? Sarebbe un no. No, rispondete voi. Il tuo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza. Sarebbe no, però non so come le persone ci reputano. Il tuo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza. Mettiamo probabilmente. Vabbè. Mettiamo probabilmente. Agli occhi azzurri sì. Sì. Che voce sta a fare? Ha una macchina? No. Manco per il cazzo. Ha più di 19 anni? Manco per il cazzo. Il tuo personaggio è maschio? Sì. È stata una famosa modella? No. Sì. Mi piglia per il culo sto gioco di merda? Sì. No. No. Ha mai avuto un cane? No. Sì. Ha più di 15 anni? Sì. Sì. Il tuo personaggio è famoso per la sua bellezza? Non sei bello, ma sì. Non so. Non lo so. Falumile. Sì. Falumile. Guardatelo. Lumile fa. È famoso per la sua bellezza? No. Per cosa? Sentiamo. Esatto. Cosa porta Matteo Levi? Sentiamo. Quali sono le passioni di Matteo? Lo sapete? Manco per il cazzo. Lo sanno. Ma vedere che le sanno. Vai. Sì, fuma mentalità. Mettiamo sì, no, pigliamoci per il culo, fuma e mentalità. Bene, sì. Ha recitato in un film western? No. Non chiede ai suoi fan di interagire? Sì. Non lo so, probabilmente. Beh, probabilmente. Oh! Il tuo personaggio è di Bergamo! Attenzione. Cioè, però, io dopo tutto questo, se adesso fa un'altra domanda... Cioè, se dopo questa fa un'altra domanda, vuol dire che sto gioco non ha capito un cazzo. Ma che foto c'è, una vecchissima. Oh, schifo. Che tamarro. Cazzo, 24 pari. Già. Ma che brutta. Matteo Robert, vediamo quante volte è stato cercato. 505 volte il signor Matteo Robert. Che schifo. Però di foto. Però una foto, lui. Non che foto è? Questione di mentalità. Ragazzi, volete che facciamo anche Lisa Luchetta? Guarda che ti sento. Volete che facciamo anche Lisa Luchetta, signori? Sì. Personaggio animale? Animale. Dipende dove. Ti conosce, no? Maschio? No. Gol Juve, dicono. Juve in Italia, sì. Oh, spè. Gol della Juve. Ma ti sarebbe arrivato il... No, le ho tolte. Pazzo la mio. Vabbè ragazzi, io vi saluto. No, aspetta un attimo. E ritorno tra pochino. No dai, facciamo Lisa. Dammi 5 minuti. Aspetta che ha segnato cavallo pazzo. Ci sono io. 5 minuti e facciamo Lisa. Occhio, fa vedere. No, non ha segnato. C'è la felpa più lunga del... È la tua felpa. Un'altra felpa degli ex. Egon ha provato a tirare fuori dalla sua porta. L'uscita di Guglielmo Picciani ha fatto comunque una gran parata, ma palla che ha varcato la linea di però pochi millimetri. Non c'è, voglio vedere con l'ente più avanti. Sì, ho fatto già vedere. 3-0. 3-0 gol di Rabiot. No, che Varluca, niente Varluca. Allora l'ho detto ragazzi, la prossima live con Lisa, Alice, Matteo e Luca. Mancano 52 sub e facciamo la live tutti e quattro. E vi dirò anche la data della maratona. È la felpa che aveva Luca ieri in live. È vero. Ma è domenica, ha segnato Ken e Rabione la stessa partita. Minchia, veramente. È vero. Mamma mia. Sì, chissà che sono Adrien sessuale, il gol di Rabione. Come si chiama il gioco? Akinator. O sete, cazzo. Potevamo dargli la brocca. Cioè. Potevamo. Dobbiamo usare la mentalità. Qua, ragazzi, non l'abbiamo usata. Dov'è Lisa? Lisa, ragazzi, è nel lettino che sta dormendo perché domani c'è scuola. Un Matteo Selvatico contro gli Elei. 2v1 addirittura. Un Matteo Selvatico contro gli Elei.
Ragazzi, volete Matteo Robert in un video degli Elei? Ci sarebbe un botto. In un video degli Elei? Volete vedere Matteo Robert contro Campolughi e Fratino? Cioè, Matteo Robert e un altro contro Campolughi e Fratino. Non ci sta, bello, bello, mi piace. Così vi faccio vedere un po' come si gioca a calcio. Mamma. Mamma, se ti sente Fratino dire una roba del genere. Minchia. Fratino, è una sfida. Minchia. Te lo dico da 20 live. Avete ragione. Matteo e Luigi. Vabbè, ma dai, ma Luigi è bravo a giocare. Che cazzo ne so. Ragazzi, volete Matteo e Luigi contro gli Elei? Ci fate il culo. Matteo e Luigi contro gli Elei. Cioè, ragazzi, sarebbe veramente... Sai che content. Sai che content, minchia. Con Luigi. Minchia, Luigi che è alto 1,60 m. Magari gioca come Messi, Luigi. Allora. Allora, ragazzi, io sono curioso di una cosa. Vediamo quanto ci mette Akinator a trovare Haaland. Vai. Personaggio. No, animale, non è un personaggio. Un animale. È maschio, sì. Ha più di 22 anni? No, ha 22 anni. Ti conosce? No. 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 Sì. No. Sì. Oh. No. No, magari. No. 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 Sì. Ma che cazzo? Vabbè. È un calciatore. Sì. Il tuo personaggio ha duettato con Piero Pelù. Haaland, può aver mai fatto un duetto con Piero Pelù? Io veramente. No, non ho... andato, cioè... Oh, è biondo. Ah no, hanno sbagliato. Ah, magari pensava De Bruyne. Ah no, perché me... No, più di 22 anni, no. Giusto, vero. Allora... Eccolo. Erling Braut Haaland. Quante volte è stato cercato? Beh, neanche così, cioè pensavo molto di più. Curiosità, come si fa ad entrare nella Stardust? A questa domanda non avete mai risposto. No, allora, praticamente c'è un cancello all'ingresso. Suoni? No. No, a parte gli scherzi, praticamente c'è l'agenzia. Cerchiamo Leclerc, è vero, è vero. È vero, adesso lo c'è. Aspetta, praticamente... L'agenzia contatta dei TikToker che secondo loro possono avere un bel percorso e tanto potenziale e li contattano così e tu decidi se accettare o meno. No, aspettiamo Lisa prima di... Aspettiamo Alice prima di fare Lisa. Intanto è vero, facciamo il predestinato. Personaggio. Ti conosce? Abbiamo fatto una foto, mi ha parlato. No. È maschio? Sì. È italiano? No. È reale? Sì. Che fare col mondo dello sport? Attenzione, sì. Primeggia in uno sport in cui si usa la palla? No. Primeggia in uno sport in cui si usa la palla? No. Magari faceva così schifo. Il tuo personaggio ha mai giocato nella Juventus? Akinator mi piglia per il ha mai giocato a calcio? No. Ha mai giocato alla Juventus? E magari c'è questa magari che... Ma è una presa per il culo. È una presa per il culo, ma no. Dedic la forza. Tuo personaggio combatte? No. Ha a che fare con le macchine? Sì. Attenzione. Stato campione del mondo? No. Veste di rosso? Sì. Vive a Monaco? Sì. Madonna, 12 domande. È vero, però la Juventus non gioca a calcio e gioca di merda, effettivamente. Pure Akinator e Paracur. Charles Leclerc, 58.000. Vediamo quante volte è stato cercato Cristiano Ronaldo. No, è tipo 5 domande devo trovare. E no, ma dipende se deve andare prima. Cerchiamo Cristiano Ronaldo un attimo, sono curioso. Vai, vediamo. È italiano? No. Gioca ancora a calcio? Sì.
a che fare con la Juventus, ha avuto a che fare con la Juventus. Non lo so, a che fare, no, vabbè, non so. È svedese, no, ha mai vinto Sanremo, però c'è andato. No, è portoghese, sì. A che fare con i Tori? No. 26 anni, sì. È un lupo. Ma che cazzo? Il tuo personaggio ha a che fare con i Tori? Il tuo personaggio è un lupo. Il lupo portoghese? No. Convive con una ragazza, sì. Sua moglie. Ma... CR7! Sì. È stato cercato 1.407.000 volte su Akinator. Bene. Bene, cioè, per lui. Madonna santa. Ragazzi, allora, per abbonarvi con Amazon Prime, lo ripeto ancora, se avete Amazon Prime, digitando punto esclamativo Prime, tutto attaccato, vi arriva il link, schiacciate, potete abbonarvi gratuitamente al canale ed entrare nel mio gruppo Telegram. Volete vedere Messi? Dai, vediamo Messi. Almeno capiamo se ne ha di più di Ronaldo o meno. Personaggio. Ha avuto a che fare con la Juventus? No. È nato in Italia? No. Ha la pelle scura? No. Leggi, leggi qua. Gioca ancora a calcio? Sì. Il mio messaggio. Si può fare? Sì, sì. Sì. È nato in Argentina? Sì. Odia la recitazione? No. Ma che devi andare? Ha sposato una donna famosa? No. Ha giocato nell'Inter? No. Gioca nel PSG? Sì. Leo Messi, Lionel Andrés. Ah, è arrivata Alice. Oddio! Grazie mille, Matte! Grazie mille, Matte, per le 5 sub giftate! Ma sapete che bello sarebbe? Puoi farlo? Te lo presto. Messi, 698. Oh, facciamo Lisa Lucchetta? Dai. Facciamo Lisa Lucchetta, dai. Rispondi tu alle domande. Personaggio. No. Ti conosce? No. È maschio? No. Vivi in Italia? Fai tu le domande, cheat. Vai, falle. Non lo va. So. Ha avuto figli? 14 anni. Perché ragazzi, ha appena finito le medie, già i figli. Quindi? No. È stato scoperto grazie a YouTube. Dai, andiamo avanti, molto veloce. Hai i capelli biondi? Ha a che fare con TikTok? Per favore, leggi la classifica di quelli che hanno donato più bestie e fai la cronaca come al pallone d'oro. Porca del telefono. I top donatori del canale sono Matte Ventu, Ema 22, 12198 e Matteo Lombardi. Ai, ai, ai. No. Ah, sì, sì, sì. A che fare con TikTok? Sì. Vive con i suoi amici? Non lo so. Più di 17 no. anni, manco no. per il cazzo. Fa parte del collegio, no. manco per il cazzo. È juventino. Ah, sì. Il tuo personaggio è juventino. Sì. 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 Ma che... Non ho capito questo. Ma... Cioè, così subito. Ma secondo me ci senti questo sito qua. Te l'ho detto. Facciamo così adesso. Quante volte è stata cercata, secondo voi, Lisa? Più di 1000? Sì. Sì. 3000. 2813. Cosa facciamo dopo? Dai, Lu, cosa facciamo dopo? Dato che... Cosa facciamo dopo? Che coglione! Dato che... Ti ascolto. Vabbè. Ti ascolto, ti ascolto. 4-0. 4-0. Doppietta di Rabiot. Non è vero, non è vero. No, no, doppietta. Vabbè, di... dato che... Aspetta, ma un attimo. Chi se ne stiamo guardando un attimo il gol. Dai, cioè, è più importante il gol. C'è gol di Cavallo Pa. La Juve che, la Juve che vince 4-0. No, non lo so. Non... È dura, la penso. Penso che... Che no, perché dovrebbero venire e poi... Mi posso dire qualcosa, però... Cosa. Ragazzi, spera un attimo, ma... La Juve sta vincendo 4-0. Ma sai che sgridata gli avevano fatto? Secondo me gli hanno detto o vincete o siete tutti fuori.
Cioè, ragazzi, 4-0. 4-0. Ma questo non è la Juve, vero, vero. Cioè, ragazzi. Ragazzi, che comunque al Fanta, che comunque al Fanta, assist di Danilo e assist di Kostic. Allora, con l'Empoli. E con l'Empoli. Ragazzi, ogni vittoria della Juve ormai è sudata, eh. Tra l'altro. Cavallo pazzo selvatico. È l'Empoli, mica il PSG. Ragazzi, la Juve fa difficoltà, cioè è in difficoltà letteralmente anche contro la squadra dell'oratorio. Abbiamo perso contro il Monza, cazzo. Pareggiato con la Salernitana. Potrò essere contento di aver fatto 4 gol contro l'Empoli. Cioè, cavallo pazzo titolare al Fanta. Abbiamo perso contro il Monza, ultimo in classifica, 0 punti, possiamo perdere contro tutti, effettivamente. Cosa? Easy. Quant'è? 15 minuti da qua. Easy. Chiediamo a qualcuno. No. Ragazzi, cosa faremo alla fine della live? Ah, ragazzi, allora adesso chiediamo ad Alice. Vediamo cosa dice Alice, siccome non sa niente. Oggi io e Matteo siamo andati alla YouTuber League. Io ho giocato Juventus-Milan. Secondo te, Alice, chi ha vinto, la Juve o il Milan? La vera Juve. La mia squadra. E dici che ho segnato, secondo te? Considerando la caviglia. Almeno un gol la fa. Oddio! Grazie mille, Matte! Grazie mille per le 5 sub gift del canale. Aspetta, ma. È la mentalità. Oddio! Porca troia! Tipo, non andato, ragazzi. Luca non si può. No, è entrato Luigi. Porca troia. Ti sta bene, tu mi urli nell'orecchio tutto il giorno, non lo so. 16 pubblici. Vabbè, quindi. Luigi, calmo. Quindi? È questione di quindi secondo te ho segnato? Sì, almeno una o due volte basta. Scusa, però Alan di solito fa le triplette. Vabbè, tre massimo. Vediamo. Martedì sera, ragazzi, live reaction. No, ma sai che alcune volte non fa le triplette. È vero. Vedremo. Cosa vuol dire questa esclamazione? Quanti gol hai segnato ieri a casa di Alice? Ma non eri a casa mia. Non eri a casa mia. Mi è venuta a prendere, basta. Non era a casa mia. Mi è venuta solo a prendere, smetti. Senti l'odore di puttanata. Vabbè. Sì, ho capito. No, aspetta. Quanto hai visto? Aspetta, sentiamo. Luca, devi dare più affetto ad Alice e devi scriverle di più. No! No, sapete perché? Perché dicono sta cosa? Cosa hai raccontato? Ah, no. Hai raccontato qualcosa o ho raccontato io? Perché io... A te l'ho... oggi... ti ha scritto il tuo ex. Sì. Le rose. Fatti regalare le rose. Attenzione. Le rose blu. Si è offeso. Comunque. Alice. Dicevamo. Chi ha rischiato lì? Però. Ah. Lu. Chat confermo. No, ma ragazzi, non sono mutante. Hai pantaloncini. Vabbè, ragazzi, ci penso io a intrattenere, che qua abbiamo già capito chi è il vero streamer. Mica Luca. Allora. Mentalità, sì. Spammate un attimo Foma, dai, per rimanere in tema. Lui lascia la live così. Non so dove sei andato. Urcat! Stavo dicendo. Che grave. Vabbè, io muto un attimo, scusatemi. Vabbè, comunque,
Sì, si sente, raga, sì, tantissimo si sente, ok. Dobbiamo fare qualcosa oggi, dato che è venerdì sera. Aiutateci, cosa possiamo fare appena finiamo la live? Dovrebbe essere il cane di Matteo. Dai. No, andiamo a ballare. Vai. Faccio io su in piedi. Ah, oggi mentre... Bisognerebbe pareggiare, no? Ammonita, no, qua c'è stato anche il contatto. Potrebbe ben corso un'espulsione, Alice Monza. Oggi per la Stardust mi continuava a cambiare andare avanti. Era troppo divertente. Mi mettevo un vestito. Guardate come cambia discorso. Mi ha appena toccato il culo e cambia discorso. Così è toccato il culo. F per Luca. Dai, quindi cosa facciamo? Andiamo lì? Il problema è che... Vabbè, ne parliamo. Benvenuto a bordo del pandino! Grazie mille, Spada Rossa! Sapete perché Spada Rossa? Perché probabilmente avrà messo la sua spada nella ragazza. La sua ragazza aveva il ciclo. No. Mi fai male, porca troia, mi vengono i lividi, zio cane. Mi prendi il ne... Questo è un morso di Alice. Non è vero, lui dice che è un morso, ma non è Hashtag vero. Alice come Suarez. No, hashtag Alice come Suarez. Non è vero. Questo me l'ha fatto Alice. Non è vero. Mi ha tirato un morso. Ma tu dici questa cosa, ma non è vera, Luca. Io non posso averti fatto quello. Il bicipite di Matteo è il tipo della coscia del cielo, non è vero. Cos'è che hai detto? Il bicipite è tre volte la tua coscia. Hashtag Alice come Suarez. A 3100 Luca, se vuoi dedica il prossimo gol alla YouTuber Liga ad Alice. Allora... Diciamo che ci ho pensato a dedicare un gol a una ragazza. Perché sento che Alice mi sta guardando malissimo. Matteo, non vorrei girarmi perché vedo dallo schermo che c'è Alice che mi sta tipo fulminando. Io non so. Lasagna era la presentatrice, giusto? Sì. Matteo, posso girarmi? Io non credo. Vai, tu girati, fai il posto così veloce. C'è qualcuno che mi sta guardando malissimo. No, ma... C'è qualcuno. Facciamo finta di indifferenza. Io domani sono con i miei amici. Cosa, in un bel posto. Cosa pensi di lasagna? Mi divertirò tanto. Cosa pensi io di lasagna? Io domani sono con i miei amici in un posto e mi divertirò tanto. Anche Luca. Mi hanno chiesto cosa... Ma perché tu puoi, lui no? Mi hanno chiesto cosa penso di lasagna. Ciao. Dillo, non è che devi ripeterlo, dillo. Mi sento un attimo sotto pressione. Mentalità, ragazzi. Io sono venuta qui per farmi rovinare la serata. È stato un piacere. Ragazzi, io sono mutante prima che la gente pensa male. No, amore mio. Vieni qui. Dai, sto scherzando. Lasagna è una bellissima ragazza, molto solare. Si può dire carrozzeria importante davanti sì. Carrozzeria importante, ma come voi ben sapete Alice è la più bella del mondo. Okay, oh Alice, vuoi venire un attimo a fare un saluto? Puoi entrare così a me. Non è che ti bannano.
Minchia, raga, ho dormito tantissimo. Ma hai scoperto la news? Guarda che puoi stare. Sì, sono. Ma non sembra un reggiseno. Esatto, è per quello. È un costume! Vabbè, io vado a farmi il bagno. Sì, comunque l'ho saputo, però... Vabbè, ti dico perché non mi credo. Benvenuto a bordo del pandino! Mi mangio per il campagnolo. Voi? C'è dentro il pollo? Le passo. C'è del pollo. Sì, quello che hanno fatto il cinque. Grazie mille, Rav, per il Prime! Ciao a tutti, ragazzi. Io, te lo devo. Avete visto che begli occhi azzurri che ha Alice? No, no, no! Però me le cerco, Matteo, me le cerco. Ti scavi la fossa no. Ogni volta. No, no, che var Luca, che var Luca. Vai a comprare a Matteo la Coca-Cola senza ghiaccio. Con la cannuccia. Sì, ragazzi. Non ti ogni volta, te lo giuro, Luca, mi sei dando... Come va? No. Siamo 60! Siamo 60! Mancano 40, signori! Ne mancano 40 e Alice e Elisa verranno a fare la live in costume direttamente dalla piscina. No. Sapete che si potrebbe fare una live su Twitch in piscina? Intervista! Non puoi. Intervista in piscina. No. Sì, è nudità. Si può fare. Perché è inerente col luogo. Cioè, tipo al mare, tu puoi farlo perché è inerente col luogo. Cioè, non puoi fare... Sì, puoi. Infatti. Ragazzi, volete... No, però, allora, una cosa che dico solo... Sì, la live però senza Luca. Facciamo io con... No, no, a 5.000 sub faremo la live in piscina. Quindi non c'è pericolo. Lo vedi? No, sbam. Dai, 5.000 sub ci può stare. Sì. Sì, ma 5.000 sub. Non arriveranno. Si può fare. No, lo farò solo a 5.000. Sì. No, 5.000, non 4.000. 5.000. No. Sì, massaggiami dai. Tutto. No. Manca un decimino. Sì. No, non 7.000, 5.000 ho detto, 5.000. Ragazzi, mancano 10 minuti alle 11 alla fine di questa live che dopo dobbiamo uscire. Ragazzi, cioè, sì, sto qui. Vediamo se la chat... Okay, stavolta la chat perde, secondo me. Avete sempre vinto. Vediamo se la chat ha la potenza di fare 40 sub in 10 minuti per sbloccare la live su Twitch. La live su Twitch con Lisa e Alice. Tu domani, Luca, cosa fai? Domani sera? Mi vedo con i miei genitori. Sabato sera? Sì, e vado a dormire dai miei nonni. Un bacino! Aspetta, perché qua? Oh! Ho perso. Sentiamo. Eppure oggi siete bellissimo. Tutti e tre cuore rosso. Grazie mille. Per i capelli sporchi, struccati. Grazie mille. Allora, ragazzi, io lo dico. Se arriviamo qui fino a 100, io rimango in live ancora un quarto d'ora. No. Io no, però. No, io. Ho detto io. No. Non mi devi mordere. Non mi devi mordere. Ederson. Palla per Rubén Dias. No. Fermata l'azione sul nascere. Ma neanche il tempo di far arrivare la palla a De Bruyne. Ragazzi. F in chat. Ma cazzo. Un po' salata. Ma neanche il tempo. Un po' salato il suo braccio. Attenzione, è tornata la palla a Ederson. Sì, ma te lo sono più... No, Ederson. Un po' salato. Ederson. Rinvio lungo. Gundogan stoppa. Appoggio.
Niente ragazzi, spawn di F, fai piacere. Aspettate, aspettate che Gundogan ha la palla. Gundogan, scarica dietro. Dietro chi c'è? Rodri. Rodri, cambio gioco su Mahrez. Mahrez, palla De Bruyne. Attenzione, il gioco apre. De Bruyne. De Bruyne. Punta l'uomo, temporeggia, salta, la difesa è coperta. Allora fa girare il pallone da Cancelo. Cancelo appoggia Foden, trova tutto chiuso. Ricordiamo che c'è Erling Braut Haaland lì in area, attenzione, che sta studiando il momento giusto per poter colpire. Attenzione, parte il cross di Foden, arriva dentro Haaland, palo! Palo di Haaland! Palo! Palo di Haaland, clamoroso! Erling Braut Haaland non chiude la partita. Palo clamoroso, ma... Non ho visto, cazzo. No, voglio il VAR. Ragazzi, voglio il VAR. Attenzione, attenzione, perché forse c'è stato il palo gol. Ragazzi, la palla è ancora lì e Haaland ha ribattuto. No. Va, voglio il VAR. Eh no, voglio VAR, non so. Potrebbe esserci stato il contatto. VAR, qui si decide tutto. No. Qui forse Erling Braut Haaland, astuzia, potrebbe aver scritto la storia. Attenzione VAR, ribattuta in rete dopo il palo. Attenzione, linea. Attenzione, vediamo. VAR, non è esperto. Attenzione, anche... ingrandisci. Attenzione. Ah! No. Attenzione, guardate, aspettate. Fermo. Ferma. No. Da notare. No. Il contatto tra labbro inferiore e labbro inferiore. No. Chat, qui avviene il contatto, eh? Non è vero. No, qua siamo su Gol Online Technology, eh? Come si chiama? Sotto il 7, dicono. Cosa? Che cazzo è? Sono... una porta. Ok. Riga. La porta. Alice Mandali, sto bacio, mamma mia. La traversa è sopra. Mamma mia, Alice, ma infatti. La traversa è quella sopra? Sì. Quella destra? È il palo. La sinistra. Ragazzi, se avete Amazon Prime, digitando punto esclamativo Prime, tutto attaccato, potete abbonarvi gratuitamente al canale. Ricordiamo che alle 3000 sub mi faccio biondo come Haaland, per la felicità di Alice. E se arriviamo a 100 sub... farò la live prossimamente con Matteo, Lisa e Alice. Ma perché ho sti ciuffetti qui davanti? Comunque complimenti alla Juve che ha vinto 4-0, signore. Dopo non so quante partite. Doppio rigore. Oddio! Ah, Luigi che mi ha ucciso la zanzara. Bene, cosa vuol dire? Stelbordino, sei matto? Che cavolo è? Quello che ha donato 5.000 bits. Grazie mille. Puoi non guardare le clip? Perché guardi le clip? Sì. Alice? Cioè, clamoroso. Ma non esiste. Oddio, è ragazzi, vado a fare due video. Informarti un po' sul mio contenuto. Come dici quello? Alice, puoi smetterla un attimo, per favore? Grazie. Bene, non trovo nessuna clip divertente. Allora, mancano 4 minuti. No, ricordiamo ragazzi, la live torna lunedì sera. Io vorrei sapere perché sto weekend non ci sono. Torno a casa dalla mia famiglia. Che caldo. Matteo, ti manca Lisa? Aspetta che un pochino, sì, ma... devo essere onesto.
Ma guardate i bicipiti di Matteo. Oddio! Oddio Matteo! Oddio Matteo, grazie mille Matteo, è tuo il nome. Questa è la mentalità di Matteo. Ragazzi, ragazzi, dai che ce la facciamo. Ne mancano 30, credo in voi. Mai sfidare la chat. Vediamo se stavolta avete ragione ancora una volta minuti, voi. Minuti, attenzione. Io ve lo dico e... Ok, minchia. Porca troia. Ragazzi, io ve lo dico, Allora, aspettate una cosa, Tommy, sondaggino. Allora, io una volta a settimana vorrei sempre fare la live col quartetto, ovvero io, Matteo, Lisa, Alice. Solo una volta. Che giorno della settimana preferite? Tu puoi mettere il sondaggio, Tommy, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o venerdì. Mancano 3 minuti di recupero, si ripartirà con il rinvio dal fondo per Ederson, ultimo assalto del City per cercare il gol con Erling Haaland. Vero, vero. 3 minuti. No, no, tutti i giorni no, ragazzi. Scordo. Solo un giorno a settimana. No, allora, secondo me... Tutti scrivono venerdì. Io venerdì, io Lisa lunedì. È difficile. Secondo me lunedì è meglio. Come venerdì? Oggi è venerdì. Sì. Contigo a casarmi. Almeno 2 giorni, dai. Vabbè, dipende. Allora, no, allora sapete perché voglio fare uno? Tanto, ragazzi, allora ne faccio una con... Oddio! Grazie mille, Matte. Un altro Matteo, grazie, ragazzi. Mille. Solo Matteo. Grazie mille, Matte 004. È grande. Siamo a 2933. Mancano 25 sub e manca un minuto più recupero. Stavo per mordere sul... Strano. È la mentalità. Ragazzi, mancano 25 sub e sbloccate la live col quartetto. No, comunque, ragazzi, sapete perché voglio fare la live col quartetto una volta a settimana? Aspetta, fammi dire una cosa. Si può dire carrozzeria importante? Davanti. Ultimo assalto del City. Non l'ho capito. Allora, no, stavo dicendo, ragazzi, sapete perché voglio fare la live col quartetto una volta a settimana? Perché almeno c'è più suspense, perché farla tutti i giorni dopo un po' annoia. È più bello perché c'è più suspense, abbiamo più cose da raccontarvi e durante la settimana posso portarvi una volta io e Alice, una volta io e Matteo, una volta vi porto Gaia, una volta vi porto Iris, una volta vi porto Alice Caro... Cioè, ve le porto benvenuto tante. A bordo del pandino! Grazie mille Nox 007! 23. Ma lo so bene che faccio più spect con tutti e quattro. Oddio, è il nome, ragazzi. Ma perché non arriva? Oddio! Grazie mille, Matte 004. Un nome, una garanzia. Attenzione perché partono i 3 minuti di recupero da adesso, signori. 3 minuti di recupero. Sprint finale. Sprint finale, mancano 19 sub e sbloccherete la live con Lisa e Alice. Mancano 3 minuti di recupero. Attenzione, vedremo se la chat riuscirà a vincere anche questa volta. 3 minuti di recupero, attenzione perché Ederson al pallone tra le mani, rinvio lungo, la stoppa proprio... Oddio! Oddio! Oddio, Matte! Grazie mille per le 10 sub giftate! E ne mancano 9! Ne mancano 9, mancano 3 minuti! Ne mancano 9, mancano 3 minuti! E si sblocca, e tutto questo si sblocca, e diventa una cosa unica, ne mancano nove, e ci sarà la live col quartetto, attenzione, contropiede, attenzione perché... Luca, non so se te ne sei accorto, ma Alice sta facendo di tutto per farsi dare il bacio. Un bacino? Sulla guancia? Attenzione, e adesso diventano no... Erano in otto e adesso diventano 9. Il predestinato vince il Gran Premio d'Italia. Dopo 9 anni, la Ferrari torna. Oddio, ragazzi, l'ho sbloccato. Grazie, Ema. A me fa più paura il fatto che siamo 2959 e abbiamo quanti? 2 minuti ancora.
Ragazzi, attenzione, mancano due minuti. E attenzione, grazie mille, Ema. Perché attenzione, abbiamo due minuti, mancano 41 sub. 41 sub e mi faccio biondo. Oddio! Oddio, 40 sub. 40 sub e mi faccio biondo. Guardate la faccia di Alice. Guardate la faccia di Alice. Luca è tutto biondo come Haaland. Non ci credo. Non ci credo. No, ho paura. Ho paura. Ragazzi, ragazzi, adesso lo dico, concedetemi un po' di paura. Concedetemi un po' di paura, no. Beh, no, se no, non no, è questa, no, nella prossima live, cioè... Manca un minuto. Manca un minuto. Manca un minuto. Manca un minuto. È vero, siccome avete sbloccato l'obiettivo, altri due minuti di recupero. Quindi alle 23.05. Quindi alle 23.05 finisce tutto, ragazzi. Mancano tre benvenuto minuti. Benvenuto a bordo del pandino. Grazie mille per il Prime, non si venda. Siamo a 2961. Ne mancano 39. La chat potrebbe fare una cosa folle. E Luca si fa i capelli biondi, come Erling Braut Haaland. Sì, però per una settimana. Madonna, madonna. Madonna, te li faccio ragazzi. Io. Te li faccio io. Compriamo la tinta. Me li fai tu in live? In live no. Ragazzi, Alice... Live non possiamo. Oddio! Oddio, vale 1998, prova a ripartire. Con 5 sub giftate, mancano 2 minuti. E ne mancano 34. E ne mancano 34. Scritto e ne mancano 34. Ho paura. Tutta la chioma bionda, non ci credo. E che dobbiamo fare in live. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi, e lo farò in live, giuro, ragazzi, lo faccio, mi faccio fare la tinta bionda da Alice in live, non ci credo, manca un minuto, dai, qua, oh ragazzi, appena scattano le 23.06 è finito il tempo, deve venire fuoco, viene fuoco, a 15 minuti, madonna, tinta in live, sì, sì, promesso, tinta in live, attenzione, la faccio io la tinta, attenzione, ma non ci credo, manca un minuto. Manca un minuto. Non lo so. No. Manca un minuto, non ci credo. Manca un minuto, mancano 34 sub. Manca un minuto. Manca un minuto, signori. Benvenuto a bordo del pandino. Pandino. Grazie mille dei Yoda 2. Grazie mille per il Prime. Ne mancano 33. Vabbè. Ne mancano 33. No. Ma mi ci vedi con i capelli tutti biondi? No, perché non saremo più mecciò. Così siamo ancora i capelli tutti biondi come Alan. Non faccio più video con Luca perché non saremo più carini vicini. Li farò solo con Mattia perché saremo perfetti. Ho paura. Sono le 23.05, mancano 60 secondi. Mancano esattamente 60 secondi, ragazzi. Mancano 60 secondi. Ho paura. Giovanni. No, non vedo l'ora. Dai, Giovanni. Non vedo l'ora delle 23.06. Forse la chat ha perso. Qualcosa, forse la chat ha perso. No. Ragazzi, non vorrei dire, ma la chat potrebbe aver perso. Potete dire qualcosa a Luca che va dal parrucchiere e mi dice che fa qualcosa e in realtà non fa niente. Perché letteralmente i capelli sono uguali. Oddio! Oddio, 5 sub giftate di Vale. Attenzione. Vale 198, grazie mille per le 5 sub. Magari attenzione perché 28. Mancano 28 sub. Mancano 28 sub, ma ormai siamo agli sgoccioli. Ormai siamo agli sgoccioli, ragazzi. Esatto, me li sono accorciati, solo che Alice non se ne accorge. No, no, attenzione, no. Recupero nel recupero. Attenzione perché l'arbitro... No, decide... Decide Alice se ci sono due minuti di recupero. Io mi devo... tagliare un po' i capelli. Ha provato. Si arriva fino alle 23.10. Ancora. Attenzione, quindi mancano 4 minuti over... Oddio! Matte vento! 25 sub giftate al canale! Al canale. Siamo a 2.997! Sta per accadere la follia! Mancano 3 sub! Gli occhi sono i grandi che si abbuonano! Mancano 3 sub! Mancano 3 sub! Mancano 3 sub! Ma questo lo possiamo togliere?
Oddio! Non ci credo. Ole! No, non ci credo. Luca Biondo! No, fai così, fai così. Non ci credo. Non ci credo. Benvenuto a bordo del pandino! E si gode. Grazie mille Simone Artuso. In una delle prossime live Luca lo tingerà di biondo. Non ci voglio credere. Oddio! Grazie mille. Io non ci credo. È vero, Matte. Una promessa è una promessa, ragazzi. Avevo detto anche che a 3000 sub iniziavo a seguire Matte Ventu. Allora. Ragazzi, Matte, mandami adesso un messaggio su Instagram. Mandami adesso un messaggio su Instagram. Ti scrivo. Incredibile, non perdiamo mai. La chat non perde mai. Mai sfidare la chat. È incredibile. È incredibile. E allora cambiamo qua. È incredibile. C'è quel costume. Benvenuto a bordo del pandino. Giro in piscina? No. Nico Glens, grazie per il Prime. Quanto scommetti qui, ti chiamo di nuovo? No, dai. No, no, no. Mi lascia. Non si dicono queste cose. Oh, ma biondo, eh. Sai che non ti vedo per niente? Sai che neanch'io per niente. Madonna. Non saremo più fratelli. No, devo tenere. È vero, dopo non assomigli più a nessuno, eh. Madonna. Ti assomigli solo ad Alex, quindi. Madonna, ragazzi. Ho paura. Ok. Ragazzi, messaggio di mia madre. Si vede. Aspetta, devo abbassare la luminosità. No. Benvenuto a bordo del pandino. Cazzo, aspettate, abbasso un po' ancora. Che cazzo era quella cosa? Perché non... Ma così non si prende. Esatto. Ma si alza la luminosità sempre, non capisco perché. No, vabbè, comunque, Samu mi ha scritto che se grazie, si fa grazie non mille. Entra più a casa. Grazie mille, Matte 04. Meno male che vai questo weekend, così almeno sei tranquillo. Ragazzi, mia madre mi ha scritto... Se ti fai biondo non ti faccio entrare a casa. Niente, si vede un cazzo. Niente, mia madre non mi fa entrare in casa. Tanto mamma non sono mai a casa, quindi c'è. Lo sai che adesso dobbiamo andare, cioè non adesso, no. In sti giorni dobbiamo andare a prenotare una tinta bionda. No, ma ti devo fare io. La puoi anche comprare, farla qua. Esatto, te sì. La faccio io. Merda. Ragazzi, volete che la tinta me la fa Alice in live? Ovvio. A 4000 sub pure Matteo si fa biondo da col cazzo. Vabbè, sì, dai, era ovvio la cosa. Va bene, perfetto. Va bene, ragazzuoli, sono i 10, quindi ne ah no, è vero, qua dicono potrebbe assomigliare all'altra Alice per fare i video, dicono. È vero. Vero? Alice non mi farà più biondo. Bene ragazzi, sono le 23:10. Io aspetta, un grosso bacione. Aspettate un attimo. No, no. Quanto forte, cosa vi mando? Che stanno... Aspetta. Ah, vuole. Allora, aspetta, vediamo. Vuole. Vediamo un attimo. Vado da Matte Ventu un secondo. Dov'è? No, dov'è Matte Ventu? Ecco, l'ho trovato. Ragazzi, richiesta inviata. Matte, ti ho mandato la richiesta, una promessa è una promessa. Aspetta, chiama un attimo Foma. Chiama un attimo Foma e mettilo in viva voce. No, mia voce non aspetta. Magari è di che... Tanto lo sai che siamo in live. Vabbè, lo chiamo. Poi vedo. No, qua non ti prende sicuro, eh.
Vorresti chiamarlo su WhatsApp? No, che prende, sono sicuro. Chiamalo da WhatsApp. Aspettate un attimo, ragazzi, che potrebbe succedere qualcosa di fenomenale. Oh. No. Anche Alice bionda 4000. Zia, no. Occhio, non impiegare il telefono, che si vede. Vero. Attenzione. No. Chiamata a Foma. Okay. Foma? Sei in diretta. Dimmi. Anzitutto saluta la chat. Ciao chat. Mamma, mi ha salutato direttamente Foma. Tra quanto sei qua in villa? Allora, calcola 5 minuti. 5 minuti. Vai, ti aspettiamo. Ragazzi, volete il saluto di Foma in live e poi stacchiamo? Mi presento Foma, ragazzi. Cioè, ragazzi, lo volete? Vediamo cosa dice la chat. Tommy Sondaggino, per favore. Beh, sì, dai. Tommy Sondaggino? Saluto di Foma in live? Saluto di Foma in live, attenzione. Non c'è neanche un no, cioè, provate a guardarlo, non c'è. L'ha trovato. Dai, ti aspettiamo, Foma. Ciao. Ciao. Yeah. Sta arrivando. Saluto Foma in live. Madonna. Porca troia. E allora dai, ragazzi, aspettiamo un attimo Foma prima di chiudere. Allora, io vi do un bacio enorme e ci vediamo alla prossima live, perché vado a mettere il telefono a caricare, sto su ad aspettarvi. Ragazzi, e poi vabbè. Vai. No, non è vero, non è vero, sto qua. Brava, amore. Comunque mi è venuto fuori una botta qua. Che... Aspetta, mi so. Cioè, guardate che botta mi è venuta fuori. Mi metti i plastichi. Che botta c'ho? È viola. Ragazzi, guardate. Non si nota troppo. Vorrei far vedere, madonna, enorme sta roba. Ho preso un fallaccio. Ha vinto Foma. Mamma, che male. Che male. Con il 95%. Posso? Ah, è proprio buono. Dai, non volevo di quello, no, ragazzi. No, no, chat, avete sentito? Perché chat, una roba enorme, la tibia gonfia. Una roba enorme e dura, cioè, chat, che cazzo sta dicendo? Sulla gamba, sulla gamba. Comunque, ragazzi, vogliamo mettere già un altro tipo, un altro obiettivo? A 4000 cosa facciamo? A 4000 cosa facciamo? Matteo si fa rosso. Guarda questo bronzo di merda. Falso. Tatuaggio. Oh, che tatuaggio. Dai, ti faccio vedere una cosa che ti farà stare bene. Lo fa solo per alzare il viso. Dov'è Foma? È schiantato. Dov'è Foma? Ti li rasi a zero 4000. No, no, no. Ti faccio pelato, ragazzi. No, sì, non è vero. Aspetta, ma esistono le cose, le tinte che vanno via? Le tinte, quelle che vanno via dopo una settimana? Sì, ci sono. Dobbiamo trovarle. Dobbiamo trovarle. Minchia. Luca, sei contento per Ciupi? Sì, assolutamente sì, sta facendo un bel percorso. Dentro Grande Fratello, come ci si fa ad abbonare con Amazon Prime? Ragazzi, se avete Amazon Prime, digitando punto esclamativo Prime, tutto attaccato, potete abbonarvi gratuitamente al canale ed entrare nel mio gruppo Telegram. Benchcoco. Allora, l'avevo già fatto, ragazzi, col taglio. Ma cosa? Però sì, questo taglio qua. Me l'ero fatto. Che brutto. Var Alice. Ma no, è quello della gamba, sarà. Me l'ero già fatti così, ragazzi. E non li che farò male. Con 95%. Posso? Ah, ma è proprio duro. Ah, ma è duro.
Comunque dai, i capelli così non sono male. Ma sono belli. Alice? Sì. Ah, non sono brutti. No. Sì, ma il giorno che li faccio biondi devo fare non so quanti video su YouTube, cioè. YouTube? Sì. Minchia, che sembra... Vero. Cioè... sub andate a vedere Haaland allo stadio, minchia. 4.000 sub va in piscina dalla carota. Non è che 10.000. A 4.000 porti Alice allo stadio. No, ma lui mi deve no, già portare. No, la devo già portare. Quando mi porti anche allo me, stadio? La devo già portare. Quando mi porti allo stadio? A 4.000 sub tutto il quartetto no, biondo. No. Quando mi porti allo stadio? Ci penso. No, no. Prima o dopo il 2023? Cioè, prima del 2023 o durante il 2023? 4.000 sub tatuaggio su Haaland. Grazie mille, Simo. A 4.000 ti fai i capelli corti. Ragazzi, sento dei rumori. Mi sa che è proprio lui. Attenzione. Eccolo! Ragazzi, fermi. Oh! Ragazzi, fermi. Spicciato! Aspetta. Oddio! Vado via, scusate. Adesso oddio, aspettate. Il King. Aspettate. Vedrete fuori. Aspettate. Mi raccomando. Ragazzi, oh, la train si avvicina. Ragazzi, attiviamo il treno solo per Foma. Oddio! Facciamo partire il treno. Grazie mille, Alebasto 99. Basto. Aspetta. Ma è Basto. Aspetta. No, non capisco. Lì c'è il VIP al canale. Se manda un messaggio lo capisco. È Bastoni? Aspettate un attimo, devo capire. Perché Bastoni? Io e Bastoni ci scriviamo ogni tanto, mi segue. Devo capire se è lui. Manda un messaggio, Ale, se ci sei. Vediamo, se esce il VIP al canale vuol dire che è lui. Attenzione. E poi possiamo fare un attimo la presentazione a Foma. Io mi sa che è lui. Guardatelo. C'è l'ombra, ragazzi, c'è l'ombra. Oh, oh! Oddio! Oddio! Grazie mille, Abel, non facciamo morire il treno, salite tutti sul treno. Non è lui, ok. Siete pronti, ragazzi? Signori e signori. Vi presento. Vai, no, facciamo una presentazione più. Vai, okay. Allora. È la prima volta. È venuto qua apposta. No, sono venuto qua che ho lasciato le robe. È venuto qua apposta. solo per la chat. È stato acclamato, è stato richiesto, lui che viene da Napoli, ha preso il treno e è venuto su a Milano, solo per voi, signori, l'abbiamo atteso tanto, è diventato il re dello spam di Twitch, il suo cognome sta diventando la cosa più famosa d'Italia, ha dimostrato tanto affetto nei suoi fan, ha vinto tutti i sondaggi, ha vinto anche contro quelli, ha vinto anche contro Luigi, signori e signori, con il numero 10... per la Stardust House, entra ufficialmente nella live di Twitch. Oh. Signori, è proprio lui. Si siede. È proprio lui, si sieda. Foma, si sieda. Si siede. No, faccia vedere la faccia. Foma. Foma, che figo, ragazzi, sieda. Che figo. Si siede, guardate. Ma perché non ci vediamo? Oh, però non sta capendo niente. Si siede, è qua. Guarda lì, lascia stare lì, Foma. Faccia vedere la faccia. Faccia una dichiarazione, Foma, non si vede. Si abbassi. Dica qualcosa. Cazzo, su. Ragazzi, spam di Foma per piacere, in grassetto. Spam di Foma, tutti in maiuscolo, guardate Foma come si destreggia con le mani in tasca. Ragazzi, non so nulla di sta aspetta, roba. Tommy, sondaggino un attimo, chi è il più figo, Luca, Matteo o Foma? Attenzione, ragazzi. Cioè, ragazzi, è una cosa folle. A 4.000 sub porti Alice, Elisa e Matteo a vedere la Juve. Ci potrebbe stare. Ci sto. Guardate, abbiamo superato le 3.000 sub, Foma. Guarda lì. Attenzione, c'è il sondaggio. Okay. Sondaggio. La Madonna, Foma, vola!
come al solito io torno ultimo nei sondaggi. A 4000 ti fa i capelli come vuole Alice e fai vedere questa clip ad Alice. Sì! No, che bello. Sì! C'è Foma. Ragazzi, aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Vogliamo fare una domanda a Foma almeno? Dai. Cioè, cazzo, è il meme più virale di Twitch Italia. Potremmo fargli una domanda. Possiamo fare una domanda a Foma? Spieghiamo troppo il significato troppo, del nome? Del cognome. No, ma del nome è Foma. Foma, come ti chiami? Chiede la chat. Andrea. Quanti anni hai? 20. Sì, ma non puoi parlare. Non ti si vede solo la bocca. No, censuriamo. Vergogna per queste robe. Non dovrei essere qua. Ragazzi, io sono venuto. Allora, ragazzi, Foma, che squadra tifi? No, non tifo, purtroppo. Non tifo. Lui tifa se stesso, ragazzi. Io tifo Luca sempre. Quando gioca, tifo sempre Luca. Comunque, io sono venuto qua perché ho lasciato la sonda e gli attrezzi per il cavolanno di oggi. Ragazzi, è pure umile. Nonostante è venuto qua solo per voi, dice che ha dimenticato gli attrezzi. Ragazzi, è diventato famoso. Solo lui può tifare se stesso. È un mito. Tifa se stesso. Chi preghi? Me stesso. Ragazzi, ringraziamo Foma. Io, Matteo e Foma vi salutiamo. Ci vediamo lunedì alle 21. Mi raccomando che è una bella settimana. Seguitemi su Instagram che vi dirò chi sono gli ospiti. E niente, ragazzuoli, vi aspetto su Instagram che lì vi dirò tutto il programma della prossima settimana. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi, un bacione. Buonanotte, vi voglio bene. Siete speciali.